A un certo punto mi arriva il suggerimento di un DJ e io mando la richiesta volentieri, Rino Cerrone, ma vedo che pubblica un sacco di musica, ma interessante, anche bei dischi, novità, anteprime, bello. Mi rendo conto, descrizione, tra parentesi, Francesco Rea, o un'altra, Ciluzzo, Muri DJ. Che succede? C'è qualcosa di strano, lo scopriamo tra un attimo. Rino Cerrone è un'idea di Claudio, DJ Eclipse, che inizialmente, come tanti, aveva creato la sua pagina per promuovere le sue serate da DJ e anche qualche disco. Poi dopo ha iniziato, insieme ad Irvine e poi altri, a proporre musica. Nel tempo sono passati 6 anni e poi sono state tutta una serie di evoluzioni, dei profili, la pagina Facebook. Facebook che prima supporta YouTube, poi lo boicotta e tante vicissitudini, però quello che è rimasto è che questo profilo, che oggi si chiama Rino Cerrone, pubblica musica continuamente con tutta una serie di collaboratori e nel tempo non solo ha raggiunto dei numeri importanti, anche 100 like per un video di YouTube o per un meme, insomma, sono bei numeri per un profilo. Soprattutto si è creata una bella community molto attiva, molto presente, che commenta di volta in volta i brani proposti, che sono molto spesso di generi anche molto diversi tra loro. Ci sono tante sensibilità rappresentate in questo profilo. Di volta in volta si crea un dibattito piuttosto interessante, soprattutto sulle evoluzioni dei generi e delle case discografiche, della linea editoriale. Una community, soprattutto non costituita da pseudo esperti urlanti dall'alto della loro esperienza di diciottenni, ma una community molto pacata, molto competente, che se dici una cazzata ti redarguiscono ma entrando nel merito, e quindi puoi anche imparare qualcosa da un dibattito di questo tipo, molto costruttivo e gestito molto bene. Quali sono i segreti di questo successo e cosa possiamo trarne fuori? Innanzitutto, dare qualcosa. Claudio si è reso conto nel tempo che non puoi parlare soltanto di te, le tue serate, i tuoi dischi, quello che fai e come sei bello nelle foto, ma se dai qualcosa agli altri, e nel nostro caso la musica, che è quello di più bello che puoi dare, allora puoi creare interesse e puoi raccogliere un seguito. Consistenza. Sono 6 anni che va avanti quest'idea, che la porta avanti giorno per giorno, ed oggi, tutti i giorni, c'è un video nuovo sul profilo. E tutti i giorni ci sono like e commenti a cui viene risposto, e un dibattito che si crea e che si porta avanti. Consistenza. Lavoro giorno per giorno, la passione giorno per giorno, per portare avanti un progetto, soltanto per il piacere di farlo e di farlo bene. È molto impegnativo e non potresti fare una cosa del genere da solo. E quindi il punto numero 3, il team. Nel tempo si è creato un team di collaboratori e ce ne sono stati tanti e si sono avvicendati. Per rappresentare istanze diverse ci vogliono persone diverse, perché persone diverse portano con sé punti di vista, selezioni, attitudini, concezioni diverse, che insieme si integrano e creano un dibattito positivo, creano un mix positivo. Ovviamente tutto questo va gestito e quindi arriviamo al punto numero 4, una gestione con una linea chiara e precisa. Capitato più volte di leggere sul profilo di Rino Cerrone, non sponsorizziamo nessuno. Quando un profilo inizia a raggiungere dei numeri interessanti, ecco che c'è sempre chi cerca di saltare sul carro del vincitore. In realtà, non volendo gestire la cosa come un business, è bene tenere i nervi saldi, è bene tenere ferma la posizione, perché se inizi a promuovere solo te stesso oppure l'amico o l'amico dell'amico, ne va della tua credibilità e quindi chi ti segue si può disinteressare e può dirigere la sua attenzione altrove. Quindi è bene cercare di essere molto chiari. E una gestione sana da questo punto di vista non può che favorire gli ulteriori sviluppi di quest'idea. Nessuno mi ha chiesto di fare questo video, mi sono interessato a questo progetto, mi piace, lo trovo interessante, lo trovo un'idea utile che può essere utile anche per altri, per noi DJ. Iniziative come queste servono come il pane per promuoverci, per aiutarci, per darci dei contributi positivi. Così
consiglio a te che stai guardando questo video di seguire il profilo di Rino Cerrone e di partecipare, ma soltanto se lo fai in modo costruttivo, al dibattito che avviene tutti i giorni. Continua anche a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook. Presto! Claudio, sì, ciao, guarda, ho fatto il video, te lo mando, così poi vedo un po', insomma, guarda, ti ho mandato anche il link PayPal, così appena mi arriva, guarda, siamo a posto e lo pubblico, eh? Vai, sì, ovvio.